Oi Lu, una brutta notizia. Chiuso? Cioè, è aperto solo lo ski lift basso per i bambini. Io avevo per scontato che fosse aperto quello sopra. Cioè, questa era quella del Lidl? Sì, ho scoperto che è Parkside. Non è male. È per questo, perché Parkside. Allora, abbiamo Ice che ha appena fatto la pipì in faccia a Carl. O meglio, Carl si è ficcato dove Ice stava facendo la pipì. Vito, cosa hai fatto? Vieni qua. Sei uno schifoso. Sei uno schifoso. And out in the California sunshine, we wore no shoes through alleys and shattered windows. Bella vista, uno vicino all'altro. Hai sta pure pisciato in testa Carl. Grande, così. Hai Carl che è andato a ficcarci la testa dentro e stava pisciando così. C'era la pipì di Ice che usciva e andava sulla testa di Carl, e Carl con la zampa alzata che pisciava di là. Sembrava uscisse dalla parte e entrasse dall'altra. Se entrasse dalla parte uscisse dall'altra. Ti piace, no? Oh. No, se spariamo è colpa loro, Ci siete? Buongiorno amici, bentornati sul canale. Io tengo gli occhi chiusi. No, guarda che di là la telecamera. Yeah, vivi. Ciao, va bene, ok. Cazzo, madonna. Buongiorno amici, bentornati sul canale. Io sono Filippo. Io sono Serena. E non lavoro per l'ANAS. No, questa è la nuova felpa lì della Parkside, non poteva mancarmi. È così. Comunque, a parte le cose simpatiche, questa mattina mi sono svegliato con una grandissima delusione. Infatti siamo a Rucas Ski, ma non si può schiare. Perché non si può schiare? Perché io l'ho tutto preso bene, ho scritto anche a Luca, ho detto Luca vieni che domani ci facciamo una sciata e tutto. E mi interessa una botta in testa. Sì, lo so, infatti ora mi togli l'amicizia Luca. E in pratica c'è scritto dappertutto che gli impianti sono aperti, poi stamattina sono andato a curiosare bene per capire a che ora aprivano effettivamente. E sono chiusi? No, cioè è aperto il baby, il tapis roulant e lo ski lift, quello minuscolo, e si paga comunque 17 euro. Che mi sembra un po' eccessivo per fare 200 metri di discesa. E quindi va così. Niente, non si scia. No, però di contro abbiamo una bellissima giornata. Infatti stamattina c'è stata una super alba. E loro due, non è una lotta fra cani, giocano. No, comunque molto probabilmente stasera ci sposteremo a Piamune, così domani potremo sciare senza che non ci facciano scherzi anche lì, ma controlleremo bene prima di partire. Ti avevo detto di andare a Prali. Capito, a Prali ci sarebbe stata troppa gente nel weekend. Sì, credo. Hai detto ciò, non lo so cosa. Pericolo. Serena deve montare un video. La bluetta in carica. Corrente più o meno ne abbiamo. Acqua più o meno. Poca. Poca. No, corrente ne abbiamo sto giro. Allora siamo a cavallo. Ci manca un po' di gasolio per andare a Piemone, devo mettere 10 litri di tanica. Va bene, tanto li abbiamo. Se non finisce ce ne basta. Pensa a te! Thank you.
Carlito, andiamo, dai. Ok, ci siamo io e Luca con Ice e Carl, che stiamo facendo una passeggiata. Tra l'altro stiamo finendo in una pista che però nessuno usa perché lo ski lift è chiuso. Così vi faccio vedere anche cosa è aperto e cosa è chiuso. Praticamente lo ski lift che c'è qua alle mie spalle è l'unico aperto, che però fondamentalmente è veramente molto 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 corto. E adesso un po' più avanti arriveremo anche all'altro ski lift che è chiuso. Cioè hanno anche battuto la pista di risalita. Poi boh, probabilmente gli mancava un po' di neve in alto, visto che quei cannoni erano solo in basso, il vento gliel'avrà portata via. Sarà per quello che è chiuso, chissà. Comunque c'è Carl che la prima volta che vede gli sciatori ed è un attimo interdetto, gli abbaia contro e non capisce che esseri strani sono. Chi c'è Carl? Chi c'è? Chi c'è? E questo comunque è l'altro ski lift che commentavamo con Luca, che bello ignorante come salita, madonna. Bello ripido. Super ripido. È anche battuto, però è chiuso. Ah, qua sarebbe... Controllo ski pass, chiudono alle 16.30 e va da 1.400 a 1.800, sì, quindi siamo un 400 metri di dislivello. Anche meno, 3.50, 3.20. Ed è il punto più lungo, perché questo è quello che va più in alto e anche quello che scende più in basso. Sciovia per sciatori esperti, eh. Attenzione, beh sì, anche perché salire sto coso così ripido. Ah, ma secondo me guarda il ponteggio, secondo me ha qualche problema col col, cioè sta facendo manutenzione. Belli cavi fascettati lì. Bravo, pane! Abbandoniamo il percorso dello ski lift, che non è neanche più battuto da qui in su, siamo saliti un bel po', eravamo là sotto. E adesso andiamo verso il poligono. Comunque devo chiedere umilmente scusi di aver detto più volte che qui a Rucas era tutto abbandonato, ma noi sono 2 anni che ci veniamo e col Covid era tutto chiuso, è stato inverno, ero convinto fosse abbandonato. Non che sia tutto aperto, però c'è gente che la frequenta. Carlito! Vieni cucciolo! Guardatelo! Ok, qui si sprofonda duro. Allora siamo a tavola, non ho filmato la preparazione, però penso di aver sbagliato qualcosa nella preparazione della salsiccia. C'è qualcuno è entrato nel nostro giardino, guardate. Sembra cioè qua è chiuso dai nostri mezzi, è il nostro giardino, cioè qua è una nostra vista. Effettivamente la vista dall'altra parte del parcheggio era diversa, di qui sicuramente ha un valore aggiunto importante. Comunque tornando alla salsiccia, ho sbagliato qualcosa nella cottura della salsiccia, ora ve la faccio vedere e ditemi voi cosa ho sbagliato, cioè è proprio un aspetto strano. Buona. Carla sicuramente piace lui. Buon appetito raga. Buona. Buona. No. Vedete, cioè, ho sbagliato qualcosa. Le patate invece hanno un bel aspetto. Un po' strane. E con questi colori bellissimi e la mia bellissima felpa dell'ananas salutiamo Rucas o Rucas, non so bene come si pronunci, e ci spostiamo a Piamunè. Perché lì dovrebbe esserci qualche pista aperta in più. Io domani voglio sciare. Però veramente è spettacolo sta vista, bellissima. E di là c'è tutte le punte delle montagne innevate, cioè illuminate dal sole. Comunque non ve l'abbiamo ancora detto, ma noi abbiamo un progetto per questa sera. Forse ve l'abbiamo detto, gli abbiamo detto. Qual è il progetto per questa sera? La pasta fatta in casa! Sì, che non l'abbiamo mai fatta, ma mi ha ereditato da mia nonna l'Imperia, la macchina per stendere la pasta e fare gli spaghetti, le tagliatelle, i tortellini, le lasagne, quello che si vuole. Sì. Siamo piantati. Vai.
No, comunque vabbè, stavo ambientando, ma sì, ma dopo che vista, che bello! Ci ha regalato proprio oggi una bellissima giornata, cioè. Molto bella! Molto bella, vero capito? Comunque sì, proveremo a fare la pasta all'uovo in casa, o meglio in camper in questo caso. Esatto. E con il ragù di cinghiale o capriolo. Io lo farei con quello di capriolo, però sarei un po' contrariata, anche se l'ha comprato lei, Perché so che ti piace. Ah, poi che se ti dicessi che faccio l'uno o l'altro, secondo me non te ne accorgi. E comunque siamo totalmente senza gasolio, ma confidiamo di riuscire a fare questi 17 km in discesa per arrivare al distributore. Come totalmente? Sì, la lucetta guarda, è sotto il rosso. No, ma adesso voi la vedete così la strada, no? Vabbè, qua la vista che questa, ciao. Però quando io l'ho fatta col monopattino era tutta bianca su strada. Andate a vedervi il video, vi lasciamo il link in descrizione, è stato veramente molto... divertente. Sì, divertente, divertente. Stiamo continuando a salire, ci siamo quasi per Piamune, mancano 12 minuti. Tada! Ci siamo spostati da Rucas a Piamune. Adesso lo chiamo Rucas perché ieri mi ha detto che si chiama Rucas. Rucas? No, non è Rucas. Anche il nostro Carlito è arrivato qui, voi dovete considerare che siete... è una fortuna questa, da un lato, perché Carlito non sarei mai su quel lato lì quando noi siamo seduti qua, solo quando c'è la telecamera dall'altra parte a filmare. Sì. È una... Ma, no! Senti, il tavolo, guarda qua, non è il tavolo, è una novità questa. No! Comunque siamo arrivati qui nel piazzale, ci siamo posizionati, c'è una vista veramente fighissima, dopo proverò a fare due foto, però come avevamo detto dobbiamo, anzi vogliamo, fare la pasta. All'uovo! Uovo, l'uovo! Passa la pasta sulle icone! No, dopo vi racconteremo anche questo perché abbiamo fatto una sigla alla pasta fresca fatta sulle icone. Però se volete vedere questa sigla dovete guardare il video fino alla fine, infatti noi lo metteremo alla fine, ci sarà il nostro balletto di impasta la palla. Impasta la palla. Impasta la pasta sulle icone, così non sciogli lingua. E lo diciamo a una velocità tale che. Bisogna capire. No, non gliene frega niente di questo. Secondo cosa, me sì, però. Tutti guarderete fino in fondo per vedere il balletto di impasta la pasta sulle icone. Oh mamma mia, iniziamo a fare i TikToker. Esatto, e se avete visto il video fino a questo punto commentate con impasta la pasta. Impasta la pasta. E impasta la pasta. Comunque appunto abbiamo ereditato da mia nonna l'Imperia, che è la macchina quella per fare il pane, e quindi vogliamo fare in suo per onore. Per fare il pane? No, quella per fare per stendere la pasta, la pasta fresca. E quindi vogliamo fare in suo onore la pasta fresca fatta in camper, che lei sarebbe molto contenta di questo. E quindi adesso ci proviamo. Non l'abbiamo mai fatta insieme noi due, però magari ci riusciamo. Non dovrebbe essere troppo difficile. Siamo andati a leggere su internet la ricetta e ci indica, sarebbe stato figo trovare un fogliettino dentro con la ricetta della nonna, probabilmente non l'ha mai segnata perché è talmente semplice che non ha senso segnarla e avrebbe anche ragione. E quindi ogni 100 grammi di farina bisogna mettere un uovo fondamentalmente e basta, cioè gli ingredienti sono solo quelli. E... intero tuorlo? No, intero, intero. Adesso lo ricontrolliamo, però intero in linea di massima. E... però è sorto un dubbio, noi siamo in tre a mangiare stasera, teoricamente danno 400 grammi di farina per 4 persone. Anche perché la pasta fresca poi non assorbe l'acqua, quindi è giusto che sia un po' più pesante. E il problema qual è? Che noi non abbiamo una bilancia, quindi già l'idea era di fare mezzo chilo di farina in maniera tale da averne un po' di più e toglierci la voglia e mangiare tanto come piace a noi. Però non abbiamo la bilancia. Anzi, in realtà la bilancia ce l'abbiamo, abbiamo quella di Carl, però direi che non è il caso di usare la bilancia pesa crocchette, no? Quindi abbiamo deciso di fare un chilo di farina e mangiare pasta fatta in casa anche domani. Che però non è pasta fatta in casa, è pasta fatta in camper. Un chilo di farina e 10 uova, quindi siamo leggeri proprio. Sì. No, va bene, cuoceremo solo metà stasera. E... vediamo innanzitutto se riusciamo a farlo, se sprecheremo 10 uova. Sì, no, comunque allora io ti dico. Rieccoci. Bene, amor. Buono, amor. Ci siamo? Io ho consultato i miei genitori, perché loro hanno sempre fatto la pasta fresca, anzi da piccolino la facevo con loro. Serena ha consultato già lo zafferano. Sì, sto finendo le ultime cose. E quindi teoricamente possiamo procedere. Facciamo? Facciamo, io direi che a questo punto forse avviciniamo un pochettino l'inquadratura in maniera tale che si possa vedere che cosa facciamo. Mi passa la pasta sulle icone. È un continuo. Dobbiamo versare la farina all'interno della ciotola.
poi fai il buchino dentro. E poi si rompono le uova! Ehi! Hey. Le uova! Quante uova? 10 uova! Ah, è la passata! La pasta all'uovo, la pasta all'uovo! 2 uova! 10 uova! Però c'è sito meglio se da 70 grammi l'una, tu le pesate? Sì. Parliamo di precisione. Però sono biologiche. Ok, la prossima. Devo filmare l'ultimo uovo, vai! 10! Spattacchiare? Ci hai sfocato, ok, ora sì, puoi spattacchiare. Comunque io inizio a essere sinceramente preoccupato per la quantità di uova e di farina che c'è, cioè mangeremo pasta per una settimana. Io lo so. Si può congelare l'impasto, signor Filippo. Ah. Vadi, vadi, un po' di più di convinzione perché c'è scritto preparazione 15 minuti e siamo già a 15 noi. Ora filmiamo la faccia da mescolamento. Sono concentrata. Assorta nel mescolamento. Concentratissimissima. E voi vi chiederete, Carlito cosa fa mentre voi cucinate, filmate, fate le vostre cose? Solitamente rompe le balle. Questo proprio volgarmente. A volte è anche dolce e coccolosa, dorme. Ha fame. Secondo me Serena sarebbe un po' di pathos. Pathos. Devi metterci il pathos nel mescolamento. Ok. Qualcosa vuoi? Se c'è scritto di fare con calma. Ce ne faccio un po', avevo uno di fila all'altro. Oppure prima una mano, poi l'altra. Adesso il prossimo video sarò io che inquadro Serena e faccio rumori strani. Magari sono più interessanti dei video di fai da te. Ma soprattutto la domanda più grande, il tavolo reggerà? Madonna, non peso 150 milioni di chili, cioè... L'impasto intanto è già un chilo in più di quanto pesi tu. Cioè, parlare del peso di qualcuno non è mai una bella cosa, lo sai, Filippo? Lo so. Infatti stavo parlando del tavolo che si rompe, non del tuo peso. Sei tu che hai messo in mezzo il peso. Come ti permetti di parlare del peso, scusa? Se il tavolo reggerà, non si parla del peso delle persone. Impastato la pasta sui cani. Wow, mi è venuta anche super bene. Aspetta, mi dico della regia che adesso devo impellicolarla. Impellicolarla. In pellicola con un po' che di farina. La pellicola sulla pasta. Mi dia rumore. Questo è il rumore della pellicola. Mamma mia, l'umorismo. Iscrivetevi al canale per non perdervi tante altre perle. Basta! Impericoliamo! Ore, 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 ore! Ore, 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 ore!
impasto di pasta sulle icone pesantissimo. Ora si fa riposare per 30 minuti a temperatura ambiente e allora il nostro impasto sarà pronto da stendere. Stendere? Io, faccio io. No, faccio io, tu no, devi impastare e guarda che è duro, bisogna girare la manovella, è duro? Io non so come tu faccia, ma ogni cosa che dici ti fa un doppio senso. Abbiamo tirato fuori l'imperio di mia nonna e abbiamo dato una pulita. Sto parlando troppo veloce. E abbiamo dato una pulita perché erano anni che era in cantina. E però non si può lavare con l'acqua, quindi l'abbiamo pulita con l'aria compressa e un pannetto umido. Detto questo, questa qua è molto vecchia e sotto c'è un numero seriale, quindi se c'è qualcuno esperto di macchine per la pasta imperia, questa qui è la 00981. Considerando che sono tanti anni che loro producono macchine per il pane e il seriale sotto i 1000 magari vale qualcosa, quindi se lo sapete scrivetelo nei commenti. Detto ciò, la montiamo qua. Questa qui è alta ingegneria comunque, per molti ma non per tutti. Anche in bolla. Beh, direi che è perfetto. Avete già capito cosa serve, no? Serve per stendere la pasta. E ora mettiamo in disparte un attimo. Balla un po' il tavolo, però guarda che come impasto mi piace. Perfetto. Ci sta. C'è scritto di piegarlo in tre, così ti vengono. Vedi che questo lato è più dritto di adesso. Se tu lo pieghi in tre ti vengono tutti e due lati dritti. Accingiamo a fare la pasta. Io l'ultima volta che l'ho fatta ero molto piccolo con i miei genitori, con mia nonna una volta, quindi non so bene quanti, le quantità giuste da mettere, ma io partirei non so da fare così. Attenzione. Avere una forma con senso. Stiamo rollando. Non fai vedere i tuoi brutti risultati, fai vedere solo quelli belli. Allora, vado. Sì. Ah no, ma a parte che trick qual era? Me l'ho dimenticato, per fare tutti uguali. Bisogna tagliare qua e poi lui si rimpassa con quello dopo. Sì, il prossimo forse anche leggermente più impasto, così ne metto due ore. Sì. Quelli un pochino spessi ci vogliono un po' più della taglia dentro. Vediamo se ste qua non ci viene. Qua però ora bisogna di una mano. Ah no, Luca vieni a darmi una mano, tu cosa fare? Prendi un po' di farina sulle dita che non si incolli, devi tenermi questo perché adesso è molto sottile, dobbiamo farlo venire fuori bene. Ogni partita di spaghetti. L'ho pensato, l'ultimo esempio. Ogni gruppo di spaghetti che abbiamo. No, ogni spaghetto blocco sarà di una lunghezza diversa. Dopo questo è già venuto un po' più lungo di quello. Guardato dall'alto mi sembravano lunghi uguali, invece no. E quindi è bello dell'artigianalità. Ah, ecco. Ok, quindi. Ah, però ci vedi in celofanarla, fra un coso e l'altro, quello che non si usa, perché sennò secca. Questa hai ragione. Sì. Allora, questo possiamo.
Allora, noi vogliamo fare le cose reali, quindi dobbiamo dire che questa pasta qui è caduta dal cavalletto di prima e si è ridotta in queste condizioni. Su! Ti voglio rovinare un po'. Ciao, sono Iari. Sono volgare. Ciao Carlito! Comunque ora siamo in questa situazione qua. Abbiamo messo sull'altro cavalletto e appoggiato sul divanetto solo perché prima è caduta tutta sul divanetto. E quindi ho detto mettiamola qua che se ne cade ulteriore non è un grosso problema. Sera e l'altra la sta accumulando qui sul tavolo adesso. Capiamo che la situazione stia un po' degenerando, però i lavori procedono. Non è per niente un casino fare. No. Basta faccia in camper. Hai fretta? D'altronde se ne sono messa notte e mezza, abbiamo messo sulla pasta al pesto, cioè nel senso siamo già in anticipo questa volta. Sì, vediamo anche la quantità di sale, se è giusto, se è tutto giusto. Like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Grew up on 913 of Blue Rock. Memories of six kids running around those halls. Buongiorno amici. Allora, ieri sera poi abbiamo un attimo, cioè abbiamo fatto tutta la pasta, poi non vi abbiamo raccontato bene com'era, perché come sempre finiamo tardissimo e siamo stanchi. Infatti abbiamo mangiato penso alle 11, 11 e mezza. Comunque la pasta era veramente buonissima, non abbiamo cotta tantissima, infatti ora ce n'è ancora penso 700 grammi lì che mangeremo a pranzo. Però veramente super buona, c'è un po' un casino perché una certa è caduto il cavalletto che teneva su tutta la pasta. Però diciamo che... bello, tanta roba. E adesso sono contentissimo perché andiamo a sciare io, Luca e Iari. E si resta qui a montare un video. E più di due anni sono, sì, questo qui, cioè, l'altro anno non ho sciato proprio per niente perché con il Covid tutto era tutto chiuso. Quest'anno finalmente si torna a sciare. E qui fra l'altro eravamo venuti con Stefano e Veronica a sciare, forse ci avevamo fatto anche un video. E basta, adesso ho già comprato lo ski pass online, c'è una bellissima giornata, non sappiamo quanta neve ci sarà, però top, vedremo di filmare il più possibile e via. Anche perché gli altri anni andavo sullo snowboard che stavo imparando, quest'anno invece mi sono voluto portare gli sci, che con quelli riesco ad andare un po' più meglio, un po' più convinto e via. Comunque siamo rimasti senza acqua questa notte perché quando siamo partiti era tutto ghiacciato dove farla, abbiamo dovuto caricare solo... perché una, cioè in un posto dove si pagava 50 centesimi, però avevamo solo 50 centesimi, quindi non so quanti litri abbiamo messo. È durata 4 giorni e oggi è finita, quindi ora andiamo a scroccare acqua. Luma! Qui l'ultima volta che ho sciato io manco ce l'avevo la GoPro. C'è un supporto qua da 5 anni quando avevo la GoPro 2, cioè nel senso... 2? No, la 1 anche ho avuto, no, era... Sì, la 1. Ci siamo. Quindi non è così lungo, perché gli altri ci mettono così tanto? Ma uno o due si magari si dimenticano il cognome o... Esatto. O la data di nascita. Esatto. Che cose qua. Per rinascere a Piemone URC10. Esatto, per il 10% di sconto.
Raga, è uno spettacolo vero, cioè qui non ci saranno tanti impianti, non ci sono tante piste, ma c'è una vista assurda, cioè sia il Mobile da una parte, che ora non si vede ma da lassù vi faccio vedere, e dietro tutta la pianura, poi come una giornata come oggi, cioè wow, si vedono gli Appennini in lontananza, tutta la catena montuosa che circonda il Piemonte, tanta roba. Non c'è tantissima neve fresca, anzi molta poca, però bella, non fa troppo caldo, quindi la neve ha una consistenza magica. Quindi mangiamo qui in mezzo al parcheggio, ma si può fare? Stai registrando? Sì, sto registrando. Non si può fare, ma io sono Ieri Ghidone, lui è Phil di WRC, lui è Luke di Luke International Corporation. Quindi noi possiamo, abbiamo il permesso del sindaco delle altre. Sì, prima sono venuti a mandare via gli altri, ma noi ci hanno lasciato qua. Ah, vedi tu? Vai, verso pure. Vai, io filmo, tu versi, io filmo, te che filmi. Io filmo. E questo? Oh! Lui ha fatto la pasta fatta in casa, fatta in camper. L'ho fatta io, ieri sì. Sera. Ivan. Mi sono messo qua nel 5.40. Eh sì. 5.40. Con la macchina per impastare. Poi dico che nel 5.40 non si riesce a fare niente. Ma cosa fai? Cioè, provo a fare lo youtuber io. E tu la cosa fai? Provo a fare lo youtuber. Non è un lavoro. No, io ci provo, cioè nel senso. Ah, perché è un lavoro quello? Non è un lavoro. Ma no. Tu fai finta, è il reddito di cittadinanza. Solo che a me non me l'hanno dato il reddito di cittadinanza. Ma quindi. Per quello che torni in Norvegia. Ma il norvegese lo prendi ancora. Per quello che facciamo no, tante marchette. Voglio tornare. Che lo tolgono dopo 2 mesi. Fatto un film. Cosa facevi ieri mentre. Ma io ho iniziato i primi 2 tranche, l'ho fatte io, poi ho fatto sera. Io ho avuto l'idea. L'idea è il progetto ha un suo valore. Il progetto ha un valore. Quindi tu ci prendi un 20 e quindi ora ci mangiamo la pasta fatta da noi, quella di ieri. Ora ho bel piatto, ieri abbiamo mangiato poca, cioè. Ma dopo non usciamo più comunque. Ah, vado a prendere la grattugia. Come no? No, sì, quella l'ho presa. Ah. È seria? Sì, abbastanza. Codice sconto? Luke 16. Luke Ice. Perché c'è il 16%? Giusto. Vabbè raga, buon appetito allora. No, tu la sai la serie del coniglio. Raccontate la serie del coniglio. La sai la serie del coniglio? Io no. Dai, lasciate il caffè, non pensiamo al coniglio. No, perché altro stavo per. No, perché. Ma come si usa? Co con le mani, se hai mani di piombo come gli ari, o sono quello tutto canovato. Mammifari. Dipende quanto ci metti a versare. Con Luca, Ice e Carla stiamo facendo questa passeggiata che in pratica si prende a sinistra della baita che c'è a Piamune sotto. Ed è carino perché è tutto in piano, se si prende la variante nel bosco, anche qua continua pianeggiante, si sente un po' più piccolo. Però è molto bello, sia con la neve che senza. Ci sono un sacco di boschi, piante, sculture in legno. E Carlito è proprio un cane da tiro. Viene a tirare come un fosse nato.